Maggiore Scarponi, droga destinata alla Pescara Bene, alla movida dell'estate pescarese, avete tratto in arresto dei cittadini sudamericani. Sono state eseguite delle misure cautelari su Pescara, destinatari dei cittadini sudamericani, i quali sono stati individuati quali detentori e spacciatori di stupefacenti, ingenti quantitativi di cocaina. Parliamo di droga, indagine partita nel novembre scorso, questa mattina nel corso di nuove perquisizioni avete recuperato anche dei contanti. L'attività è iniziata con un arresto in flagranza con un grosso quantitativo, oltre mezzo chilo di stupefacente, in gran parte cocaina, oltre ad hashish e marijuana. E data le modalità, il grosso quantitativo di droga e data le modalità di detenzione in ovuli, si è deciso di approfondire e questa mattina si è giunti alla conclusione dell'attività che ha permesso di individuare i complici dell'arrestato. Una delle persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare però è al momento irreperibile. Sì, uno dei destinatari, un altro cittadino sudamericano, è irreperibile. Nell'attività condotta questa mattina all'interno dell'abitazione di uno degli arrestati sono stati trovati 12.500 euro confezionati in bustine di plastica e all'interno di un peluche nascosti.